La Repubblica d'Iraq è uno stato dell'Asia occidentale. Confina con la Turchia, l'Arabia Saudita, il Kuwait, la Siria, la Giordania e l'Iran. Il suo territorio corrisponde approssimativamente a quello dell'antica Mesopotamia. Negli ultimi 30 anni il paese è stato travolto da un susseguirsi di conflitti. Le due guerre del Golfo, l'invasione degli Stati Uniti, le violenze dello Stato Islamico, il conflitto con la minoranza curda. La situazione attuale dell'Iraq è molto difficile, molto complessa. Ci sono tante manifestazioni in piazza. Già dal 1 ottobre la gente è scesa pacificamente in piazza per dimostrare contro questo governo, contro la corruzione e contro la situazione economica che è disastrosa. Uno dei paesi più ricchi al mondo, se pensiamo solo alle materie prime, il petrolio, che potrebbe vivere bene, è ridotto a poca cosa da un punto di vista economico. La gente scende in piazza perché è veramente in difficoltà, soprattutto i giovani. Il progetto vuole avere al centro, al cuore del progetto ci sono proprio i giovani. Teniamo presente che questa generazione di giovani, tra 20 e 30 anni, ha conosciuto solo il paese in guerra, cioè non ha memoria, non ha esperienza diretta del suo paese in condizioni di pace. La prima guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo, poi l'ISIS, adesso la situazione sociale che rischia di sfociare in una guerra civile. Una tensione incredibile, una disoccupazione giovanile terribile. I giovani sono veramente la fascia forse più a rischio di questo paese. Ci sono molte migrazioni, molti se ne vogliono andare al proprio paese anche se ha tantissime potenzialità. Su questo si inserisce anche la situazione della divisione settaria, della divisione confessionale, tribale. Questa società è organizzata appunto su una base tribale, una situazione che forse noi concettualmente facciamo fatica a capire, ma che è parte integrante di questa storia. E i giovani vivono in questa dimensione e non avevano mai avuto difficoltà tra di loro nel lavorare, nello studiare assieme, soprattutto nelle principali città come erano Baghdad, Mosul, Erbil. Le numerose guerre non hanno fatto altro che aprire un solco, spaccare verticalmente questa società, dividerla ulteriormente. Il progetto Iraq Giovani in Pace intende aiutare le giovani generazioni a costruire relazioni basate sulla carità, sulla giustizia, la cooperazione e il rifiuto della violenza, promuovendo la pace, il dialogo e la riconciliazione tra i gruppi in lotta, attraverso servizi di volontariato. Innanzitutto le principali attività sono quelle di favorire la formazione e la crescita dei giovani al tema del volontariato. Quindi vengono formati dei giovani provenienti dalle principali città dell'Iraq attraverso dei corsi, degli aggiornamenti e soprattutto anche attraverso degli incontri, delle attività, non solo per spiegare il tema del volontariato, ma per fare anche delle azioni pratiche, cioè andare a visitare le persone anziane, i gruppi vulnerabili che precedentemente Caritas ha individuato nei vari quartieri delle principali città. Andare a trovare gli anziani, i profughi, gli sfollati, quindi una formazione anche molto sul campo, non solo teorica, necessaria, ma anche pratica. Quindi tutta una parte formativa che serve perché i giovani si possano conoscere. Molti di questi che parteciperanno a corsi, a meeting, vengono da diverse città, non si conoscono, quindi anche molto importante che i giovani si possano conoscere, quindi un'attività anche aggregativa tra loro. Dall'altra anche tutto ciò che mutua attraverso i valori, l'attività di volontariato e poi la scelta di campo di lavorare accanto agli operatori Caritas nel portare gli aiuti, nel conoscere le situazioni di disagio delle varie fasce di popolazione fragile. Il nostro partner principale del progetto è Caritas Iraq, una Caritas molto attiva distribuita sulle principali città del paese e ha sempre lavorato, ahimè, negli ultimi anni in una situazione di emergenza, lavorando per gli sfollati interni, cioè per i cittadini iracheni che scappavano per via delle diverse guerre. Quindi sicuramente interventi umanitari, assistenza alla popolazione, soprattutto per le fasce più deboli, ma senza dimenticare ciò che è
un cardine fondamentale di Caritas, cioè l'aspetto pedagogico, l'aspetto educativo, pur in una situazione di crisi, pur in una situazione di guerra, non ha mai dimenticato di aiutare i giovani a formarli. Formarli attraverso il volontariato, attraverso l'attività di assistenza alle persone. Caritas Ambrosiana e Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria propongono per l'Avvento di Carità 2020 il progetto Iraq Giovani in Pace. Sono necessari 25.000 euro che serviranno per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni per le sedi dove i giovani si incontreranno e si formeranno sui temi della pace. L'Iraq ha conosciuto solo la guerra. Questa generazione di giovani hanno il diritto e il dovere di crescere in pace. Ecco perché è importante questo progetto. Dobbiamo dare una speranza a questi giovani e possiamo farlo con il nostro contributo, con il nostro aiuto, il nostro sostegno. Questi giovani hanno il diritto di poter conoscere la propria storia, il proprio paese con occhi diversi, che non siano quelli della violenza e della guerra, spesso importata da paesi a livello regionale, a livello internazionale, che per interessi diversi non si sono mai occupati realmente di questo paese e della gente che vi abita.